Bentrovati, noi ci siamo trasferiti nel circo del Sarno, nel circo dei Quattro Moli di Charleroi, naturalmente in compagnia del dottor Cassano. I gremianti tra l'altro stanno per partire, come avete visto nelle immagini delle scorse puntate, noi nella fiera di Charleroi abbiamo presentato la bandiera di Sassari un po' a tutta l'Europa. Intanto ben trovato, stiamo entrando al circo dei Sarni, in realtà non ci eravamo già da un po' perché abbiamo, tra l'altro, avevamo loro ospiti, abbiamo mangiato qua, ci hanno accolto in maniera molto simpatica e questo credo sia una cosa positiva. Sì, positiva, non avevo dubbi che il circolo dei Quattro Moli di Charleroi accogliesse gli ospiti di Sassari ma anche del gruppo folk che sono stati quest'oggi e tutte le altre persone presenti dall'isola alla fiera. Una bella serata, una bella rimpatriata tra persone che non si conoscevano, che si sono conosciute oggi, è un inizio di un percorso con questa comunità. Allora, dottor Cassano, noi ci trasferiamo, spero che la presidente del circo non sia scomparsa, nel senso che sia andata a casa, l'ha vista lì in giro. Sì, è dentro. Perfetto. La sala. Compagnia del presidente del Circo Quattro Moli di Charleroi, la signora Anna Maria Secchi, buonasera, intanto noi la ringraziamo per l'ospitalità, a lei naturalmente, a tutti i suoi amici del Circo dei Sardi, come sta? Sta bene? Bene, grazie, ma il piacere è tutto nostro di avervi ospitato qui, è stata veramente una cosa grandiosa avere tutto Sassari quasi, perché se pensiamo che c'è il gremio adesso Scandelleri, ci siete voi, è veramente il cuore di Sassari che batte qui. 50 anni fa molte persone, molti sardi venivano in Belgio e hanno creato una grande comunità che credo sia rappresentata da quasi 2000 persone. Molto di più. Molto, molto di più. Di più. Avete cambiato il Belgio comunque. Certamente sì, l'abbiamo contribuito tantissimo. Loro hanno un po' cambiato noi e noi abbiamo cambiato loro. Ma cosa è cambiato da allora a oggi? Cioè i sardi hanno, ho visto anche, hanno grande potere comunque in Belgio. Beh, ormai facciamo parte del panorama, ecco, adesso siamo proprio parte integrante della società perché penso che se dovessimo andare via qui ci rimarrebbe un vuoto. Ben ritrovati in compagnia del presidente dei Quattro Moli, il Circo dei Sardi qui a Charleroi, la signora Anna Maria Secchi. Signora, si parlava poc'anzi di questa fiera, la fiera di Charleroi, una fiera importantissima in tutta Europa, il Circo dei Quattro Moli ha organizzato comunque insieme al dottor Cassano questa grande manifestazione, tra l'altro fiera, ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ricordate, che ha dato grande risalto anche alla fiera stessa di Charleroi. Certamente, è stato un successo perché la Fiera di Charleroi era abituata a ospitare come ospite d'onore una nazione. Per la prima volta c'è un'isola che è una regione d'Italia, ma però la Sardegna non è una regione come le altre. Riteniamo che la Sardegna è una regione tutta parte, insomma, è il giardino del Mediterraneo. Allora abbiamo voluto portarlo proprio qui e ci siamo riusciti perché noi vorremmo che in Sardegna ci si potesse fare il turismo tutto l'anno, perché qui c'è la gente che parte tutto l'anno, non luglio-agosto, ma insomma anche negli altri mesi. Quando è l'ultima volta che lei è venuta in Sardegna, signora? In settembre l'anno scorso. E dove state? Dove è lei? Di Perfugas. Ah, di Perfugas. Sì. E suo marito invece? Perfughese. Ah, siete tutti e due dello stesso paese? Sì, sì, sì. Ma sì. Siete partiti insieme all'epoca? Ah, no, no, io sono venuta con la valigia di mio padre. E suo marito? Lui ci ha raggiunto dopo, qualche anno dopo. Vi siete conosciuti in Belgio, vi siete conosciuti in Sardegna? Ci siamo conosciuti in Sardegna e poi in Belgio.
Torino Spada è presidente dell'Inter Gremio, ancora una volta in sua compagnia, insieme a tutti, credo, i gremianti che sono qui, oltre 50 persone, l'abbiamo già detto. Ora vi ritrovate non più con l'abito così importante di coloro che trasportano i candelieri, insomma, ma con l'abito di chi ormai sta partendo. Nel cuore cosa vi porterete a Sassari da Charleroi? Nel cuore ci porteremo questa esperienza, che è una ricchezza per tutti noi, e soprattutto per quanto abbiamo ricevuto da questa gente che ci ha ospitato, che ci ha accolto, che ci ha applaudito, che ha visto le nostre tradizioni, quello che noi esprimiamo. Ecco, e la nostra è una testimonianza cristiana in prima base. È una testimonianza di religiosità popolare che interpretiamo con la festa dei candelieri, che è la festa del voto che la città ha espresso alla Madonna Assunta, e quindi con le nostre bandiere, con i nostri costumi abbiamo portato qui in Belgio un'espressione della città di Sassari, e che vogliamo che la nostra città acquisti un ruolo importante anche nel mondo internazionale. La nostra festa, che è una delle feste più importanti della Sardegna, vogliamo che sia conosciuta anche altrove.